pomeriggio amici e tifosi della Lecce, amici e tifosi dei colori giallorossi, ci troviamo in questo venerdì, un venerdì di vigilia, in attesa della partita importante, quella di domenica in casa contro il Grosseto. Veniamo da un mercoledì di Coppa Italia dove il Lecce non ha giocato benissimo, lascia così, saluta la competizione, ma a questo punto c'è da dire che bisogna concentrarsi solo e soltanto sul campionato. Allora andiamo a presentare gli ospiti. Oggi non c'è il collega e amico Mario Vecchio per impegni di famiglia, ma noi cercheremo poi di contattarlo telefonicamente. Abbiamo il giornalista Ernesto Luciani, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. E poi ci sono due tifosissimi del Lecce, ogni tanto ci onoriamo di avere anche delle presenze femminili in studio e questo ci fa assolutamente piacere. Il Salento Giallorosso, Claudia Versetti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sempre Salento Giallorosso, c'è Stefano Mariano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Poi volevo dire alla signora che mi presente, di Salento Giallorosso, prego. Ma perché non insistete lì alla presso i dirigenti del Lecce affinché non facciano domanda per avere almeno un minuto di silenzio domenica, perché c'è l'anniversario della morte di Lorusso Stella. Infatti, lì entriamo in una situazione, non so, vuoi finire prima la domanda? No, allora facciamo così, facciamo rispondere. Dicevi Stefano, per quello che dicevo lì, purtroppo non è una questione di Salento Giallorosso e non è una questione di Unione Sportiva Lecce, cioè nel senso, mi spiego, il fatto del minuto di raccoglimento non è stato fatto un altro poco in circostanze dopo due giorni della morte di qualcuno, è complicato perché sono delle cose che deve rilasciare la Lega. Sicuramente però la curva lo ricorderà. Sicuramente questo sì, noi li ricorderemo tutti perché li abbiamo tutti quanti a cuore. Il fatto del minuto di silenzio è una cosa molto 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 complicata perché, ripeto, è la Lega che deve riconoscere questa cosa qui. La vedo un po' dura essendo un anniversario, diciamo, della... Che però per noi è un anniversario, sì. Ci sarà, e infatti io era quello che era questo. La messa per i 30 anni, ci saranno i familiari dei due calciatori. A che ora? Alle 17 la messa, sì. Credo, no? Quindi finisce le Cecianne tranquillamente. Ci sarà la messa, i familiari dei calciatori e ci saranno credo dei calciatori che hanno giocato con Lorusso e Pezzella che diranno. Sarà un momento commovente. Noi sicuramente volevo finire, sicuramente sì, ci muoveremo insieme alla società per cercare di avere qualcosa dalla Lega, ripeto. E qualora non si dovesse riuscire, sappiate che non è una mancanza di impegno o da parte di Salento Giallorosso o delle varie associazioni, perché comunque ci sono tutte le associazioni che hanno proposto questa cosa, o da parte della società, è proprio un permesso di Lega che può non arrivare, potrebbe non arrivare. Quindi ripeto, per Lorusso e Pezzella che stanno veramente nei nostri cuori, noi faremo di tutto per la sola. Questo deve far capire anche, è un momento, tra virgolette, è stato un momento drammatico, poi ricordo, non credo che sia mai un momento drammatico, credo che sia, ricordo sia una delle forme più emozionate, più belle per omaggiare una persona, appunto. Ma questo deve far capire ai calciatori, a quei calciatori che indossano questa maglia, anche per pochi mesi, anche per un solo anno, quanto per i tifosi sia importante il loro ruolo in generale. È vero che la curva non ha mai fatto un coro, se non in qualche occasione sporadicamente, nei confronti di un singolo giocatore, ma in questo caso l'attaccamento tra i tifosi e i calciatori dura anche per tantissimi anni e non si spegne mai quel ricordo, nonostante siamo cambiate anche le generazioni. Sì, infatti se tu chiedi a qualcuno che ha i capelli bianchi, non sono io. Ma io per esempio non li ho visti mai giocare, però dal primo giorno in cui sono entrato allo stadio ho sentito sempre parlare. Noi abbiamo avuto tanti altri giocatori, tu ne parli a persone un po' più anziane, sicuramente li ricorderanno e con commozione, perché ricordano dei particolari di vita di ogni giorno, perché 20 anni fa Lecce non era come adesso.
più grande quanto è adesso, no? Era più piccolina, quindi ci si vedeva di più, i giocatori frequentavano quei posti, per cui bastava andare lì vicino e tu... Un altro nostalgico come te fece accenno a questa cosa, fece Umberto Verri, parlava poi di questo rapporto che... Purtroppo siamo nel mondo del calcio da molti più anni di quelli che siete voi, no? Assolutamente. E quindi abbiamo l'esperienza diretta di vita, di tante cose. Allora, se tu per esempio, non faccio i nomi perché sennò sarebbe pubblicità occulta, vicino a... No, ma li puoi fare qualcuno. No, ah, come vicino, vicino ad un ristorante famoso di Lecce, era lì dove andavano a cenare i giocatori, spesso e volentieri i proprietari erano costretti a chiudere le porte perché le società non pagavano gli stipendi, quindi loro non pagavano i ristoranti. quindi per male gli argomenti. Ai botteghini dello stadio, ve lo diceva mio papà, quando pignoravano gli incassi. Abbiamo visto. Bastava andare lì vicino, non solo. Poco più avanti c'era, adesso si chiamano slot machine, no? Se non sbaglio, allora si chiamavano solo flipper, e c'era la, che poi era la mamma di un ex giocatore leccese, che aveva una saletta di questo tipo, e i giocatori finivano di giocare lì, di pranzare o cenare, e poi andavano a giocare, per cui il tifoso, gli ultra di Lecce, non si chiamavano ultra, gli ultra sono un'invenzione del 1980 e nessuno più di me te lo può dire, anche se io non ne faccio più parte, poi okay, un giorno ricostruiremo le storie. Stavo dicendo, si andava lì e tu avevi il piacere di... Io mercoledì per esempio ero in tribuna stampa, dietro di me c'erano sei giocatori del Lecce, per me erano degli illustri sconosciuti. Mi è venuto quasi un senso di nostalgia dei vecchi tempi, quando entravamo negli spogliatoi, non ce ne fregava niente di quello che si vedeva, perché proprio non ci interessava, però era un contatto diverso. Era un contatto diverso. Adesso invece viene il giocatore che decidono loro, non si sa mai chi è, se mai non te ne frega niente di quello perché volevi intervistarne un altro. È tutto cambiato nel mondo del calcio. Ti dico di più, da quanto mi risulta, alla Juventus alcune interviste sono a pagamento. Beh, questo non lo so, non che mai fatto, quindi non lo so. Allora, c'è una telefonata. Scusami se mi sono dimenticato, però forse sono degli scampoli che pronto? La gente dovrebbe conoscere. Prego, pronto? Pronto? Noi vi sentiamo. Ma no, volevo solamente dirvi che la Lega Pro ha concesso per domenica un minuto di silenzio per lo Russo Pezzella. Ah, con chi parliamo? Mario. Ciao Mario, ciao, buon pomeriggio. Ci dai una notizia meravigliosa. Perfetto, quindi lui, domenica ci sarà... Domenica ci sarà un minuto di raccoglimento per Lorusso Pezzella. Perfetto. Questa la Lega almeno una cosa ce l'ha concesso. Ecco. A cosa ti riferisci che non ci ha concesso? No, io sto dicendo una cosa buona, finalmente. Un attimo solo, Mario, prego. Io era partita con la macerina... Mario... Ti ringrazio per averci dato questa notizia meravigliosa, perché è una notizia bella a questo punto, data in diretta, quindi domenica ci sarà questo minuto di silenzio concesso dalla Lega. Mario, quando vuoi venire ospite, se vuoi, chiudendo il telefono, puoi lasciare il numero al nostro regista, magari vieni ospite ai nostri studi e chiacchieri un po' con noi. D'accordo, grazie. Grazie per essere intervenuto, grazie mille. Oh, ci voleva sta notizia, ci rasserena un po'. Vediamo adesso, proviamo un attimo. È una ricostruzione del mondo del calcio giusto. È una giusta riconoscenza. È una giusta riconoscenza a due uomini che nel corso della loro attività ci hanno lasciato le reti. Allora, intanto c'è una telefonata 0832 17 96 379 per intervenire in diretta pure alla nostra pagina di Lecce Channel, solo per oggi il numero è cambiato. Allora, pronto? Ciao Dario, sono Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Prego, noi ti sentiamo Fabio. Sì, prima di tutto volevo confermarvi che è ufficiale che la Lega ha concesso un minuto di raccoglimento domenica per il procuratore del Lecce. E poi volevo farvi un piccolo appunto, non possiamo paragonare Lorusso e Pezzella, che sono state delle grandi bandiere del Lecce, con i giocatori mercenari che invece adesso abbiamo, perché io mi vanto di essere stato amico personale di Michele Lorusso
come forse anche Ernesto saprà, lui ha rifiutato anche degli ingaggi superiori pur di non allontanarsi da Lecce, perché considerava Lecce e il Lecce la sua seconda casa. Quindi il paragone con questi giocatori che attuali è altamente improponibile. Erano altri tempi quelli? No, non sono d'accordo con te. Sicuramente sì, anche altri tempi mai tanto. No, Fabio, scusami se... Fabio, ti faccio parlare con Ernesto. I giocatori venali, così come gli uomini venali, ci sono sempre stati, ci sono, ci saranno sempre. Come giustamente hai detto, perché come te e anch'io l'ho conosciuto di persona, quindi Michele era veramente un uomo al di sopra della media ed era un uomo affezionato non solo a Lecce, ma a Lecce come città, ai leccesi, ai tifosi salentini, e lui per queste persone si sarebbe fatto in quattro. Io non voglio entrare nel merito, è giusto che un calciatore a cui viene proposto uno stipendio maggiore, migliore, un ingaggio per meglio dire, maggiore o migliore di quello che percepisce, aderisca a quell'offerta e lasci il vecchio per il nuovo, se mai poi si troverà male, però lo fa. Ciò non toglie che Michele Lo Russo ha rifiutato effettivamente offerte migliori di quelle che gli faceva specie il Lecce di quei tempi, ed è rimasto a Lecce sino al giorno in cui ha dovuto lasciare questo mondo. E quindi plauso a Michele, plauso a coloro che la pensano come lui. Ci sono anche altri esempi, però quello di Michele naturalmente è quello da portare avanti, anche perché poi purtroppo la vita non è stata per niente dolce e munifica nei suoi confronti. Ma in questo caso c'è da dire anche una cosa, che Mingoli quest'anno per esempio ha rinunciato all'ingaggio maggiore pur di rimanere. Sì, però non è paragonabile a mio avviso. Sono momenti assolutamente diversi. È un momento storico diverso, è un momento di vita personale diversa, e quindi lo uso in suo vicolo e mio.